Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, oggi nuovo unboxing sulle console di casa Nintendo. Finalmente abbiamo l'edizione di Super Mario Odyssey, il nuovo Switch con i Joy-Con rossi e non vedo l'ora di mostrarvelo. Abbiamo anche l'edizione del gioco normale che apriremo e vedremo insieme. Ricordiamo che Mario Odyssey esce venerdì 27 ottobre, noi ce l'abbiamo in anteprima e ve lo mostriamo. Quindi, bando alle ciance e ciance alle bande, iniziamo subito! Ragazzi, io dico subito di iniziare dalla console perché sono curiosissimo di vedere i nuovi Joy-Con rossi. La color box della scatola è qualcosa di magnifico, guardate che figata, anche il disegno dietro è bellissimo, davanti è stupenda, non ci sono altre parole per descrivere questa scatola. Per tutti i fan di Mario, questa console con questi colori penso faccia gola a chiunque. Per evitare ragazzi di fare una recensione uguale a quella che avevo fatto quando ho unboxato la prima Nintendo Switch, mi concentrerò sulle cose nuove presenti in questa versione, come i Joy-Con colorati e come il foglietto del codice di download per scaricare Mario Odyssey, perché ricordiamo che qua dentro non c'è il gioco fisico, quindi non troviamo questa confezione di plastica da mettere in libreria, in collezione, insomma dove tenete i videogiochi, ma troviamo solo un codice per installare dentro il gioco. Personalmente questa cosa non mi piace tanto, però purtroppo Nintendo ha fatto questa scelta, la stessa scelta fatta con Splatoon 2, e accettiamola e andiamo avanti. Open the box ragazzi, apriamo subito. Opla, eccoli qua i due bellissimi Joy-Con rossi, eccezionali, il rosso è il mio colore preferito e questa console è veramente bella. Vabbè, la console, togliamo il coperchio, il codice di Mario, lo copro così non mi fregate il gioco, e basta, tolgo il grip per mostrarvi poi come sono i due Joy-Con dentro con questo bellissimo nuovo colore. Ma guardiamo subito la peculiarità di questa edizione, cioè la colorazione dei Joy-Con, che si presentano con questo rosso veramente accattivante, che ricorda molto Super Mario. Se avessero fatto i bottoni blu, sarebbe stato un Mario fatto Joy-Con. A me piacciono moltissimo sia se li usiamo con il grip, eccolo qua, sia se decidiamo di utilizzare la nostra Nintendo Switch in maniera portatile. Uno e due. Guardate che bella edizione, veramente ben fatta e curata, un rosso spettacolare. Si differenzia anche moltissimo dalla vecchia versione neon che ho. Se guardate, anche il colore è molto diverso. Quindi un'edizione che farà felici tutti i fan di Mario e non solo ovviamente. E adesso ragazzi procediamo andando ad unboxare il gioco che troviamo in tutti i negozi specializzati dal 27. Vi sistemo un secondo la mia Switch e anche la nuova Switch e andiamo subito ad aprire Mario. Apriamo subito l'edizione. Via il nylon. Ed ecco come si presenta. Dentro c'è la canzone praticamente che troviamo nella pubblicità di Mario e la mitica cartuccia. Bisogna proprio dire però che aver scritto questa canzone dentro è stata una vera sorpresa. Anche la confezione esterna, dove dietro troviamo varie immagini di gioco, è realizzata con una cura maniacale. Nintendo ha sempre fatto un ottimo lavoro sui giochi, specialmente di Super Mario. È anche compatibile con gli Amiibo, ricordo, sono usciti gli Amiibo di Mario, Peach e Bowser vestiti da matrimonio. E non vedo l'ora di iniziare ragazzi questa bellissima avventura e spero, anzi sono quasi sicuro visto le premesse, che sarà uno dei migliori Super Mario mai usciti. Eccoci giunti ragazzi alla fine del nostro video, come sempre vi invito ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Su YouTube c'è una campanellina che vi invito a cliccare per stare sempre informati su tutti i nostri video che escono. Cosa facciamo nel canale? Guide e lettura sui fumetti, consigliamo film e serie TV, unboxing e review di console in edizione limitata, di statue, di action figure, eccetera. Noi piace aprire le cose, piace parlare con voi, consigliarvi le cose, quindi
Se avete voglia commentate, seguiteci e noi saremo lieti e sempre disponibili a rispondervi. Vogliamo creare una mega community che sia viva, pulsante e che si confronti anche ragazzi tra di loro. Quindi per noi è molto importante che voi interagiate con noi. Da Maga del mondo virtuale Official Channel per oggi è tutto, quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video e vi consiglio ancora tutto l'ambaradan di Mario Odyssey. Ciao ragazzi!